Allora eccoci nel volo che ci porterà a Los Angeles e this jukebox. And he put in a coin. And he pressed three buttons. Thank you, bye. Parte ufficialmente la nostra vacanza. Benvenuti a Los Angeles, benvenuti in California. Adesso andiamo a ritirare il bagaglio e a noleggiare la macchina. Siamo a Venice Beach. Da qualche parte là alle mie spalle hanno accalappiato Luca e Lollo e gli vogliono vendere dei CD. Ma vabbè. Per pranzo una piadina con le falafel. Eccoci nell'appartamento che ci ospiterà per la prima notte qua a Los Angeles e ci sono anche i miei video dietro. Stasera ceniamo qua. Sai quando esce il Jolly? È uscito il Jolly perché ho guardato la lì, ho letto David Trump. C'è scritto, puoi usare la mia, David Trump, la mia non perché sì. Se hai un biglietto di ritorno che sia in nave, in crociera, insomma in treno o in aereo, mi abbiamo detto, guarda, c'è un ritorno per la, però va bene. La striscia fa, non hanno fatto a carta. No, va bene, va solo con 5. Ma con il 5, in Italia non mettere il numero. Ok. Allora, intanto buongiorno. Ieri sera alla fine eravamo stanchissimi, quindi non ho ripreso più di tanto e in più c'è stato un problema che ora vi spiego. Cioè praticamente abbiamo avuto un problema con il noleggio auto che abbiamo risolto adesso. E praticamente non ci accettava la carta di credito, insomma abbiamo dovuto fare un po' di operazioni. La cosa si è risolta e niente, ora la destinazione è Las Vegas. Da In-N-Out, una tipica catena di hamburger americana. Pranzo fatto, i panini sono molto molto buoni ed anche abbastanza economici e ora si riparte direzione Las Vegas. Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen.
that's why I'm leaving you for the moment, you for the moment, boy blue. Sosta. Si riparte. Siamo molto vicini a Las Vegas. Right onto Nevada 146. In Nevada. Andate pulmini. Benvenuti a Las Vegas. Un po' di vento, eccoci arrivati al nostro hotel di Las Vegas, dove staremo una notte. Se si può aprire, metti qua sotto. Faccio l'uscita da camera nostra col drone. Se si può aprire, non si può aprire. Ok, posto. Va bene, bravi tutti. Abbiamo mangiato in questo posto davanti a Caesar Palace, Margaritaville, diciamo abbastanza economico per le medie di Las Vegas, il cibo è buono, non è male. Las Vegas, cosa dire di Las Vegas? È un po' finta, però diciamo che merita una serata. Vabbè, ora prendiamo un Uber e andiamo a casa. Allora, dopo un buon pancake, andiamo a letto, che domattina ci aspetta una nuova giornata molto impegnativa. Questo video si conclude qua. E iscrivetevi al canale se volete seguire i prossimi video. E buonanotte da Las Vegas.